Molte associazioni hanno definito questo codice della strada, che è l'approvazione in questo momento in Parlamento, il codice della strage. L'industria della bici ritiene che aumenteranno il numero di biciclette in circolazione. Immaginate di essere un produttore di biciclette, di componenti, di accessori per bici e che un bel giorno scoprite che la riforma del codice della strada che sta portando avanti il governo viene definita dalle associazioni di chi pedala il codice della strage. Cosa fate? Avete a disposizione solo tre possibilità di risposta. Andate su tutte le furie e vi coalizzate con le altre aziende di bici per chiedere al governo di ritirare il provvedimento, perché meno sicurezza sulle strade significa meno vendite di bici. Mandate tutti al diavolo e trasferite la produzione in Portogallo. Ve ne fregate, perché tanto la cosa non è di vostra competenza. A questo punto ognuno ha preso la propria decisione, ha deciso qual è la risposta esatta, ma io non ve la posso dire, ma ve la posso far dire dalle persone più competenti, che sono i vertici dell'associazione di categoria dei costruttori di biciclette e accessori, ANCMA, a cui ho rivolto più o meno la stessa domanda. Abbiamo avuto la pretesa di riscrivere il codice della strada dal punto di vista ciclistico e ci siamo potuti limitare semplicemente ad alcuni punti, alcuni interventi, in particolare quello dell'assicurazione della targa, che sarebbero stati devastanti. Concordo che ci possono essere tanti altri punti di vista sul codice della strada. Ringrazio per la considerazione, ma non abbiamo il mandato, nemmeno il potere, di intervenire su tutto il codice della strada. Credo che ci siano tanti punti di miglioramento. Quello su cui abbiamo lavorato noi è esclusivamente quello. Non, essendo un'associazione di rappresentanza industriale, quindi delle aziende, come diceva il presidente Magri prima, non abbiamo anche le competenze per spingersi a dire delle cose sull'utilizzo della bici. Ci sono associazioni, ma tante associazioni, ci sono tanti punti di vista diversi, fra di loro anche differenti, sul tema dell'utilizzo della bici e quindi su come nel codice della strada la bicicletta viene usata. ANCMA è competente sull'articolo 50 e sull'articolo 68. E ci sono altri articoli che determinano il comportamento dei ciclisti sulla strada e francamente ci sono delle associazioni molto più competenti di ANCMA per poter esprimere un parere su cosa è più giusto o cosa è meno giusto. Noi ci limitiamo a chiedere più sicurezza. Vogliamo più sicurezza sulle strade per i nostri utenti, sia ciclisti che motociclisti. La risposta esatta era quindi la C. Bene, fregate, perché tanto la cosa non è di vostra competenza. Allora probabilmente apprezzerete anche la nuova campagna lanciata da ANCMA, che si chiama Ora Pedala. A tuo rischio e pericolo, ovviamente.